Non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. Alcune donne ci hanno sconvolto. Un angelo ci ha detto che Gesù è vivo. Eppure state andando via lo stesso. Se non vedo il segno dei chiodi o non metto la mano nel suo fianco, io non credo. Signore, rimani con noi. Lei ha un tumore alla lingua. È il caso di intervenire sin d'ora con cure più aggressive. Sono al quinto mese. Potrei danneggiare il bambino? Sì. Allora, aspettiamo che nasca. Ci sono da portare abiti nel quartiere più disagiato. Dicono che circoli una malattia contagiosa da quelle parti. Vado io! Hai molta fede. Vivere senza fede non è vivere, è vivacchiare. Dovresti girare con una scorta. Una scorta? Mettere a rischio la vita degli altri? Preferisco di no. E così vi siete fatte cristiane? Pensavate di fuggire al nostro potere? No, ma è perché ho cercato la verità per tutta la vita. E chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no. Mi piacerebbe andare in giro per il mondo e portare un sorriso a tutti. E sorride. Ma come fai a credere in un Dio che ti ha ridotto così da quando eri bambino? C'è un vecchio detto polacco: se vuoi stare con i giovani, devi diventare anche tu giovane. Nella storia è accaduto più volte che l'ostia si è trasformata in carne. Se faccio conoscere questi miracoli attraverso una mostra, potrei innestare nella mente delle persone com'è reale la presenza di Gesù nell'ostia. La scuola di Stato spinge i più svantaggiati ad abbandonare, e questa non è scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Bisogna ridare ai poveri la parola, la capacità di esprimersi. E quando vorresti cominciare? Subito. La Chiesa si è arroccata in alto, un po' distaccata dal suo gregge, e invece deve ritornare a scendere in mezzo al popolo. Bisognerà fare i conti con il mondo moderno, Santità. Bisogna aprirsi adesso, capirlo, dialogarci, o la Chiesa resterà indietro. Intendete andare in Palestina? Sono millenni che un Papa non va in Terra Santa. Una lunga attesa.